Cominciamo dunque a vedere le immagini di queste due semifinali di Coppa UEFA che cominciano con Tottenham Hajduk, arbitrata come abbiamo visto da Paolo Casarin, risolta al sesto minuto da un calcio di punizione battuto da Hazard, stiamo per vederlo, realizzato ai danni del portiere Simovic, portiere dell'Hajduk di Spalato e anche della nazionale jugoslava, considerato quest'anno il miglior giocatore in assoluto di Jugoslavia. Un gol al sesto minuto, il risultato dell'andata era stato di 2-1 per la formazione spalatina e quindi a questo punto è appunto il Tottenham Hotspur che è qualificato per la finale in forza del gol segnato fuori casa, ma corre comunque grossissimi rischi e stiamo appunto per vedere quali rischi corre la formazione padrona di casa, la formazione inglese, con questa parata ad esempio piuttosto incerta di Parks, in quattro tempi si può dire recupera il pallone rischiando di farselo scivolare alle spalle su una punizione calciata piuttosto da lontano. Ancora più clamorosa un'occasione, qui siamo nel corso del secondo tempo, ricordo che Casarin era coadiuvato da Pieri e Longhi, questa occasione con un diagonale basso di Pesic che sulla linea in maniera piuttosto rocambolesca Roberts riesce a salvare. Vedete la delusione chiarissima dei giocatori jugoslavi. Poi c'è anche qualche contrattacco in contropiede della formazione padrona di casa e qui è Archibald, un cannoniere, che riesce a sprecare sull'uscita di Simovic un possibile raddoppio che avrebbe dato una tranquillità maggiore. E poi sul traversone di Galvin c'è la parata di Simovic e finisce 1-0, Tottenham qualificato.